Ben ritrovati, gentili amici del canale Gianluca Rossi TV, canale YouTube. Guardate, siamo a Stazione Garibaldi. Questa è un'opera d'arte, Gianluca. Un banner. Bellissimo. Abbiamo pagato sufficientemente per lasciarlo una trentina di secondi, perché poi cambiano, ma credo che nel corso del video voi lo... Ecco, è già cambiato, lo vedrete spesso. Venite a Garibaldi, amici, perché... Venite a Garibaldi, aspettate, signore e signori, Cocchiarda. Sono qui con Giano Sport. Ma Reduce. Che bello, Abzeichen, ma che bello. Abzeichen! Com'è? Cocchiarda. Me lo dai? Lo metto qui. Abzeichen! Con la ragazza stasera esco così. Sì, sarebbe stile, bello stile. Uscire anche con un'altra. Va bene, non andiamo su discorso. Siamo qua per parlarvi di Perisic, perché molti sono agitati per Perisic. Caro Giano, molti mi hanno detto, però tu ce l'avevi detto di stare belli in campana, che Perisic non sarebbe stato facile come Brozovic. Allora, non fraintendetemi, ragazzi, io continuo a credere che il rinnovo sia assolutamente possibile. Il problema è che Perisic, un po' come Milito, che poi tanto rimase dopo Madrid, alzano il ditino e ti dicono: scusate, ma non si può arrivare con i migliori, gli ultimi, a non fargli una proposta decente, perché Perisic è a 6, scusami, a 5, vorrebbe andare a 6 con un triennale. Sì. Marotta dice: questo c'ha 3 anni più di Brozovic, io lo voglio tenere ma gli voglio dare meno soldi. Okay. Allora qual è la soluzione? Di fare in modo, visto che Perisic al momento, ma io adesso per quello che ti do la parola, Giano mio, io temo che qualcosa poi gli possa arrivare dalla Germania, per come sta giocando, al momento, tanto guardate il banner, al momento lui ha teoricamente il Newcastle, è qualcosa di minore a livello inglese. Allora la soluzione è di confermargli i soldi che prende adesso, fargli un biennale, magari almeno confermargli i soldi che prende adesso, i 5, non è che voglio dire 4, e sperare che con un biennale più un'opzione per il terzo anno. Io ho delle novità che vi ho sempre detto: la famiglia di Perisic ama Milano, vuole rimanere qui, ma anche lui secondo me vuole rimanere, cioè... ho capito, però se ti pagano meno, no va bene. Poi questo ha fatto 9 come gol, sta giocando, è il nostro top player assist. E deve anche essere pagato da top player, assolutamente, diciamo. Der Beste, Der Beste, Kriegsmaschine, una macchina Kriegsmaschine. Di guerra, proprio non si stanca. Allora, mai. Però Giano, racconta, sì, che cosa ha fatto Perisic in Germania a questi che non lo sanno. Sì. Cioè, lei è mal tripleto e lui non giocava. No, è stato decisivo in quella stagione, ragazzi. Innanzitutto i tifosi erano un po' scettici, no? Perché il Bayern aveva tanti giocatori forti sulle ale, come Gnabry, Sané, Coman. E perciò hanno detto: beh, questo Perisic, sì, però è over 30. Invece Kovac, il suo connazionale, ha puntato su di lui, ha detto: Perisic può ancora fare delle grandissime cose. Poi Kovac è andato via, ma anche con Flick, Perisic è veramente riuscito a fare una stagione incredibile. Cioè, in Champions League è stato decisivo proprio nelle partite importanti contro Barcellona, contro il Chelsea. Ha vinto questo triplete e poi una cosa che a me personalmente ha molto impressionato, io ho degli amici tifosi pazzi del Bayern Monaco che vanno sempre alla Sebenastrasse, che sarebbe la Piano Gentile del Bayern Monaco. Spiega dove questo. C'è una cosa bellissima, Gianluca, lo spiego anche al nostro pubblico: si può andare e guardare l'allenamento, non è come l'Inter, sei tutto un po' nascosto. Ma sì. No, stavo scherzando, io lo so come funziona. No, l'Inter invece hanno i cani antiuomo e le sentinelle deve armate. Deve essere il VIP, però... non so, deve essere un giornalista per entrare. Ma neanche. Invece Bayern Monaco, non ci vado più neanche. Ragazzi, è una cosa bellissima, voi andate, guardate l'allenamento, sono i cancelli, potete mettere dentro la testa, se è bella stretta, e potete guardare, osservare i calciatori. C'è il banner, c'è il banner, tu hai cambiato, però c'era il banner, tu continua a parlare. Io, avendo, ripeto, degli amici che sono sempre alla Sebenstrasse, mi dicevano che Perisic era sempre il primo giocatore ad entrare sul campo, il primo e l'ultimo ad andarsene. E ogni tanto litigava, e sai con chi litigava? No. Con lo staff medico, perché dicevano: Ivan, fermati, es reicht, basta. Es reicht. Cioè, se vai avanti così, ti prendi anche dei strappi. Lui, dopo le partite di Giorgio Gianluca, stava lì e tirava anche a porta vuota. Perfino i portieri Pazzesco. Erano andati sotto la doccia, perché aveva una grinta, aveva voglia di mostrare qualcosa, e questo ha impressionato tantissimo a tutto l'ambiente del Bayern Monaco. E ti dico che Hansi Flick dopo ha anche litigato con Salihamidžić. Salihamidžić è il, come si dice, direttore sportivo, sì, general manager, sì, che si occupa specialmente del calciomercato, e non l'hanno comprato. Cioè l'Inter, se non mi sbaglio, voleva 20 milioni, invece il Bayern ha detto: no, noi ci fermiamo a 12, perché noi puntiamo specialmente sui giocatori giovani.
E Flick è rimasto molto male. Flick, questa che vi sta raccontando Giano è la storia però più recente, sì, del buon Perisic, perché poi in realtà ci sono trascorsi al Borussia, trascorsi al Wolfsburg, io già lo seguivo, sì, la sua capacità tra l'altro di essere eclettico, di cambiare tantissimi ruoli, lui ha fatto l'attaccante, la, sì, seconda punta, ha fatto il terzino. Guardate che io Ivan lo seguo da un sacco di tempo, intanto è tornato il banner, venite qua in stazione Garibaldi ragazzi a godervi questo banner. Questo Made it, l'abbiamo fatto. Una cosa che vorrei anche aggiungere su Perisic: ovunque è stato ha fatto sempre la differenza, e a me piace un giocatore che riescono anche a vincere coppe in dei ambiti diciamo un po' difficili, perché una cosa è un Kovacic che vince 10 certo, Champions certo. League con il Real Madrid, sì, ma Perisic, certo. Cioè Luca, Perisic ha vinto con il Wolfsburg coppa, supercoppa, sì, sì, con il Borussia Dortmund ha vinto la Meisterschale, che in Germania è come vincere la Coppa del Mondo, cioè veramente molto difficile. No, poi è vice campione del mondo, io me lo ricordo, Russia 2018 più ha segnato di 100 in finale, oh, ragazzi, la Croazia, ha fatto 3 gol ai mondiali adesso. Però la verità, noi dobbiamo dire la verità, cari amici, la verità è che Perisic vuole rimanere, sì, però non lo si può offendere. Per questo io sono sempre stato, perché qua c'hanno un po' il braccino corto, sì, io, e non è un problema di Marotta, ragazzi, parliamoci chiaro, se Marotta gli danno i soldi. Io quando ho visto arrivare Gosens, sì, quando ho visto che continuavano a rimandare Perisic perché si occupavano, tattica, ma ci sta, tattica, ma ci sta. Gli vogliono far vedere, ma qui ci c'è sta. Gosens, va bene, ma ci abbiamo bisogno di te, ma abbiamo bisogno di lui. Però la verità è che lui vuole rimanere, anche i bookmakers, devo dire, lo danno a 1,73 che rimanga, cioè è una percentuale piuttosto alta. Però ragazzi, vi spiego, se lui ha 5, vuole 6, non puoi partire da 4, no. O addirittura da 3,5 e addirittura dire ti facciamo un anno e vediamo il secondo. Specialmente quando con lui, questa tenuta fisica, per lui è l'ultimo, può è l'ultimo, fare bene ancora 3 sì, anni. Ma per lui è l'ultimo contratto, certo, quindi è chiaro che lui spinge. Normale. Allora io dico, arriviamo e credo che Marotta lo farà, io sono ottimista, ve lo dico, però vi dico, finché non c'è la firma, ragazzi, questa è la verità, antenne alzatissime, perché io ho paura che Klopp, che gli piace moltissimo, sì, Klopp prima della con partita, Liverpool ti ricordi? Sì, sì, prima della partita contro Liverpool in Champions League, Klopp disse, o diciamo lo chiedevano, qual è il giocatore che temi di più? Perisic. Ma senza pensare... Ah, poi c'è l'inserimento della Juve, però ragazzi, queste sono le... un po', sapete, la propaganda. Adesso la Juve ci dice facciamo così, noi rinnoviamo a Dybala, voi rinnovate a Perisic e poi ce li scambiamo. Oh! Ragazzi, oh! Adesso va bene tutto, non so come si dice in Germania. Oh! Come si dice? Es reicht! Es reicht! Rifammelo. Es reicht! Es reicht! Qui ci guardano tutti. Sì, no, sai che io sul tedesco sono... Grande Gianluca! Ragazzi, quindi avete capito col mitico Giano Sport che dovete seguire la situazione di Perisic. Noi faccio un ultimissimo esempio, Gianluca. Vai, dobbiamo che siamo... stare attenti, perché hai visto quello che è successo al Bayern con Lewandowski, anche lì aspettavano. Bayern faceva la trattativa con Haaland, diceva beh, se viene Haaland allora lo mandiamo a cagare, e quello ha fatto incazzare italiano, a Lewandowski, a cagare, perché Lewandowski ha detto oh, trattatemi con rispetto, no? Voi fate già le trattative con Haaland, e abbiamo visto quello che è successo. Adesso Lewandowski molto probabilmente andrà via, perciò i top player si i soldi sono un lato, ma vogliono anche sentirsi trattati in maniera diversa. Sono d'accordo, sono top player. Sono d'accordo. Allora ragazzi, io e Giano vi salutiamo, non abbiamo parlato del penultimo turno di campionato, ne parleremo in altra sede, vi abbiamo parlato di Perisic, vi ricordiamo ancora una volta, dimmelo in tedesco. Abzeichen. Abzeichen! Coccarda! Da qui vi salutiamo col mitico Giano Sport, volevo aspettare per chiudere che tornasse... Che miseria, passano tutte le pubblicità tranne quelle dell'Inter. Oh Giano, grazie comunque. Piano City. Ah, eccoli qua! Ragazzi, viva l'Inter! Che chiusura, ragazzi! We made che chiusura! It. Ciao da Giano e Gianluca. Abbraccio a tutti, ciao, sempre ciao. Forza Inter! E forza Perisic! Anche sempre!